Benvenuti amici per Eccoci questo giorno sulla schermata subito giorno 2. Yeah. Allora, eravamo rimasti con il diario di bordo. Sì, siamo ancora all'interno della The Rake. Cos'è? Sera Speranza. Sarà giorno 2, nuovo livello. Sì. Si chiama così. Allora, i segnali vitali di Brittany sembrano provenire da quell'area. Ok, siamo alla ricerca di Brittany. Sì, comunque più che livello penso che Sera Speranza sia il nome della zona. Ah, ok, perfetto. Buono sperso. Comunque sì. Però ciò che mi preoccupa di più è che abbiamo perso la chiave di attivazione. Oh no, come faremo a salvare? Cos'è la chiave di attivazione? Ah, beh, ok. Forse è caduta durante l'atterraggio di emergenza della Drake. Senza la chiave non potremo tornare a casa. No, ma è triste. Ok, quindi come nel primo Pikmin c'è anche l'elemento del non poter tornare a casa senza tutti i pezzi. Sì, cioè, sì, qui sì, l'astronave è già a posto. Però manca questa chiave a quanto pare. Quindi vabbè, atterriamo in questa Serra Speranza. Ma allora, fammi capire un attimo. Per finirlo al 100%, noi dobbiamo trovare cose, i frutti. Sì, da quello che ho capito, sì. Perciò dobbiamo fare dei giri in più. Eh beh. Ovviamente. In teoria sperando sì, di non finire i giorni. Allora, qua siamo tornati sul pianeta. Stavolta dobbiamo trovare Brittany, mi sa. Io, ma perché mi ricorda la guerra dei mondi, la cipolla? Brittany dovrebbe trovarsi no, da queste parti. Sono anche a corto di cibo. Farò meglio cercarla tenendo d'occhio il tempo. Evviva. Oddio, cos'è? Oh, questo, oh, eccolo. Questo è un giorno a tutti gli effetti, quindi. La cipolla mi ha seguito. Dove saranno i Pikmin? Saranno ancora dormendo? Ah, puoi prelevarli così. Sì, quanti voglio. Sembra un box Pokémon. Naturalmente adesso... Sì, più comodo, devo dire. Sì. Naturalmente adesso li prendo tutti perché... Posso portarne al massimo 100, ma ne ho solo una ventina. La cipolla fa danino e mezzo di trasporto per i Pikmin. Allora, paddone. Per prelevare e depositare i Pikmin bisogna posizionarsi sotto la cipolla e premere A. Ah. Inserirò nel coppad le informazioni sui Pikmin. Possono tornare utili. La velocità di caricamento è quella di una pagina Internet Explorer. Quindi domani saremo ancora sì, qui. No, allora muro di fango. Direi che intanto, anzi, muro di fango. Qualcuno lo metto al lavoro qui. Schiavizzali come sai fare tu. No, perché comunque ora che c'è il tempo bisogna un attimo regolarsi, no? Immagino. Sì, devi fare un po' tutto più veloce. Ci vuole un po' di multitasking. Qualcuno lo organizzati, devi organizzarti. Ne strago un paio qua. Perché puoi mandare i gruppetti, no? A fare i vari lavori. Certo. Qui cosa abbiamo? Un coletto nano? Sì. Coletto nano. Già morto, non era un nemico temibile. Ma tu sai per caso come sono fatti i frutti? Io non mi ricordo. Hai presente come è fatto un frutto? Sì, ma... E così è fatto un frutto nel okay, gioco. Ma ce ne sono tanti di frutti. Beh, certo. Oh, qui hanno già finito. Quindi, prego, procedete. Ah, ogni avversario che uccidi, Pikmin lo portano alla cipolla e fanno comparire altri Pikmin. Sì, a meno che io non gli dica di non farlo. Boh, ma è più utile, scusa. Sì, però bisogna vedere se si ha tempo, naturalmente. Boh, quello ora, sono... ora il tempo... Poi, soprattutto se si è... nella merda. Beh, sì. Ti servono Pikmin. Un altro ponte. Sì, qua c'è ancora qualcosa da... qualche pezzo da trovare, mi sa. Sì, altri Pikmin. Eccoli qui. Oh, guarda che belli quei fiorellini. Oh, ho trovato un... materiale. No, non posso ancora accedere. Ci sono... Sì, boh. Vai. Voi due. Scansa fatica. Anche tu. Ehi, tu. Sta pisciando, povero. Chi ti aveva detto di farla ci spugli. Allora. Sono andati a disturbarlo, dici? Ritornano a prelevare il materiale e una volta finito si raggruppano dove l'avevano trovato. Beh, quindi immagino che li troveremo tutti qui adesso. Sì. Eccoli qua. Fermi. Oh, ecco le 3-2. Musiche rilassanti. Sì. Molto belle. È finito? Da rumore direi di sì. No, di solito non ti fanno vedere un piccolo video se filmo. Oh, questo coletto Dio, enorme. Questo non è nano, eh. No, questo coletto e basta. Mi sembra un buon momento, perché sta dormendo. Io posso urlare, tanto non mi sente. Oh, oh, oh. Cerchiamo di andargli alle spalle. Vai, all'attacco! Ma povero. Ma povero, cosa devo lasciarmi uccidere?
E poi lui se li mangia, i Pikmin, cosa credi? Vedo. O lui o me. Devi imparare a essere lui. E questo immagino che ci porterà parecchi... Pikmin. Sì. Io, come potete vedere, 10 è il numero necessario per portarli. Io in questo momento ne sto usando 16, quindi ci metteranno di meno. Aspetta, fammi leggere. Se sei nei guai, trova un posto in cui nasconderti e aspetta il momento giusto. Tornerà utile. Tipo queste piantine qua? Sì. Meno male che ne hai messi di più, di una lentezza. Cosa c'è in acqua lì? Mi sembra una specie di... No, no! Non cadete in acqua, ragazzi. Sa che affogano, vero? Non voglio scoprirlo. Ma no, dai, che ragazzi. Cazzo è che nuota lì? Ma... Sembra un girino, non lo so. Girino! Intanto siamo... Il sole è sul quarto punto. Sì, ha fatto un ding dong, vero? Sì. Sì, penso che ogni tanto ti avvisi come per dire, ok, prenditela con calma, ma non troppo. Essendo concentrati sul gioco non sempre puoi guardare il tempo. Infatti il tuo compito, uno dei tuoi compiti principali sarà proprio... Ti ho avvisato. Sì, sì. Scusa, Guarda come è diventato bello grande l'esercito. Orticello personale. Sì, tra l'altro io basta che stracco il primo e gli altri li fa tutti in automatico. Quindi mi risparmia una bella fatica. E anche tempo. Vabbè, tempo alla fine. Andare lì, indirizzare. Qua c'era dell'altro, non ho neanche controllato. Soffia su qualcosa lì. No, non funziona. Mi veniva da soffiare, ti giuro. In teoria sul gamepad si potrebbe, perché ha il microfono. Mi ricordo che ogni tanto su Nintendo DS bisognava soffiare in alcuni giochi. A me non piaceva. Questi? Questi li avevo lasciati qui lavorare prima. È solo Pikmin rossi, questi momenti. Sì. Abbiamo fatto conoscenza per ora dei rossi e dei gialli. Dei gialli, sì. Allora, siamo al quinto punto, Eccoti qui. Oh oh. Brittany! No! È a terra! È troppo tardi. Oddio. Vodafone. Ti prego, dimmi che stai bene. Il cliente da lei desiderato non è al momento disponibile. Raggiungibile. E vabbè. Oh, sta bene. Alf, sei qui vicino, vero? Scusa, mi ero appisolata. Ero ferma immobile, capisco. Dormivo profondamente. Oh. E qua non fa altro che dormire e mangiare. Parliamo di cose serie. Io ho visto qualcosa che somiglia a un frutto enorme. Oh, oddio. Non posso uscire da qui per dare un'occhiata al posto mio. Beh, la frutta è la cosa che più ci interessa, visto che proveniamo da un pianeta in crisi di fame. In crisi di Eccola, fame. Eccola, una bella fragola. Sai come è fatto un frutto? Oddio, non l'avevo mai visto. È molto più grande di quanto pensassi. Se questo fosse un frutto, si tratterebbe di una scoperta sconvolgente. Lo porterò alla Drake e lo esaminerò con il computer. Comunque a te questo pianeta PNF 404 4. Non ricorda qualcosa? Un altro pianeta che noi conosciamo. Mi prendi alla sprovvista. Tipo a me ricorda vagamente la Terra. Però non so se si può dire. Comunque c'è qualcosa che posso fare qui? Qui mi sa che... no. Niente, nada. No, allora aspettiamo che la fragola... 1, 2, 3, 4, 5. Quel misterioso frutto venga portato alla Drake, vediamo se ci dice qualcosa. Non ho mai visto un frutto così. No, neanch'io. Ma anche questo materiale, no? queste cose qua, eccola. Sequenza di raccolta e cozzo. Ehi, lì c'è una chiamata dalla Drake, chiama. A quanto pare. Faccio io la voce della Drake. Analisi dei componenti del frutto raccolto in corso. Ah, posso anche farla ruotare. Figo, ma che frutto. Analisi completata. Bacca solare. Bacca Pish. Solare. Pish. Non è poco. Seriously, Nintendo, bacca solare. Are you fucking kidding me? Trovata alta concentrazione, picamina U. Presenza di semi all'interno del frutto, compatibilità con terreni di coppaie, possibilità di coltivazione, positivo. Bene.
commestibilità del succo per i membri dell'equipaggio, positivo. Mi sembra il robottino di Dragon Ball GT. Jill. Pam pam, pericolo. Pericolo. Dovremmo radunare tutti i dati raccolti dalle analisi nelle relazioni sui frutti del Coppad. Distrazione in corso. Fa rumore inquietante, questa cosa. Relazioni sui frutti. Bene. Ma io non sono esperto di piante. Oh no. La stesura delle relazioni la lascerò fare a Brittany, che è la biologa di bordo. Il secchione di bordo. La secchiona. Vedere una così. Bene, quindi adesso vorrei riprendermi i Pikmin che... Oh, sesto punto, Siamo quasi a mezzogiorno. Vabbè, comunque in qualsiasi momento si può decidere di interrompere, cioè in qualsiasi momento, alla fine della giornata si può decidere di interrompere quello che si stava facendo e si torna alla navicella. Quindi l'importante è starci attenti. Allora, cosa devi fare adesso? Lì ho visto una grotta, anche se non mi ispirava, mi sa che toccherà entrarci. La vita è dura. Ma sono un serpente. Se si fermano. No. Vediamo un po'. Ah, non era una grotta. What the fuck? Cos'è questo? Quarzo, cristallo. Cazzo è? Video. Una cipolla nera. Ma di che si tratta? Oh shit. Che cazzo è? Una specie di medusa. Come si chiama? Medusa. Sembra che ci sia qualcosa da... Sembra un cappellino di Natale. Ma è una medusa vorace. Sei riuscito a leggere il nome, perché è morta. No, non l'hai analizzata. Sì. Mi sembra una medusa vorace. Pikmin... Oh, nuovi Pikmin intanto. Bello. È una novità assoluta. Le creature inghiottite da quella bestia guardano da questa parte. Saranno anche loro Pikmin. Oh, sono Pikmin kamikaze, tranne uno. Ma cazzo stanno facendo? No, ragazzi, tutto bene? Anche loro sembrano amichevoli. Io, un po' meno. Dai, manca poco. Dai. Bam, 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 bam. Sono fortissimi questi da lanciare. Pikmin roccia. Cipolla. La loro cipolla. Capisco. La cipolla era intrappolata nel quarzo. Ora che i tipi sono aumentati, posso cambiare i Pikmin che voglio lanciare con C. Prendi C per scegliere quali Pikmin o compagni vuole lanciare. Va bene. Se voglio dividerli per tipo, basta congedarli con... Con scuote. Oh! Cazzo, è venuto fuori quello. È il cadavere di prima. Ah, ma... So che è caduto proprio lì davanti. Il nemico di ieri è la cena, no, boom. È la cena di oggi. Sono duri, wow. Che commento. Ah, però ne aveva di... Ne portava di germogli. Comunque, come potete vedere, alcuni hanno già il bocciolo. E ci sono... Cioè, all'inizio i Pikmin hanno la fogliolina, poi hanno il bocciolo e naturalmente poi si schiude il bocciolo e c'è il fiore. Avviso la gentile clientela che siamo a mezzogiorno. Comunque poi diventano sempre... Ah, c'è un'altra di quelli. Diventano sempre più veloci. Ok. Più veloci e immagino anche forti. Però quello lo scopriremo. Allora, quarzo, distruggi. No, i rossi mi sa che non sono molto efficaci. No. Hai pochi di quelli di roccia. Per ora, ma ne sto già creando ancora un pochi. Allora, Dio che ci dice, il colore dei Pikmin che nascono da un oggetto dipende dal tipo di Pikmin che ce l'ha portato. Buono sapersi. Perciò crea altri rocce in caso. Sì. Cioè, sono già parecchi, Sì, ce cioè sono abbastanza. Ne ho già 55, no, 56, 57 in squadra. Guarda che bel esercito. Anche di più. Ne manca uno. Eccolo. 60 in squadra. Bene. Boh, possiamo, anzi, puoi andare avanti.
Sì, adesso immagino che saremo in grado di rompere quella vetrata che abbiamo visto prima. Sì, questo. All'attacco, andate, ragazzi. Pikmin neri. È venuto giù come il burro. Allora, fammi leggere il nuovo qua. Cosa c'è scritto? Il danno inflitto aumenta se scagliati sull'obiettivo. Wow. Me ne ero già accorto. Ah, ma c'è anche la vita di Charlie là. Alf, ti la stavo aspettando. La vita di Charlie, cosa sarebbe la vita questo di Charlie? Questo muro è troppo duro, non riesco a romperlo. Cosa sarebbe la vita di Charlie? E quel pallino verde, cos'è? Alf. Lui è Alf. Ah, Alf, sì, scusa, che Charlie. Comunque non so se la vita da lì non riesci a sfondarlo. Questo muro è troppo duro. Sì. Ti dicevo, sì. Cos'è quel pallino? Non so, non so. Lo scopriremo. Di Alf, non di Charlie. Oh, finalmente ne sono uscita. Non voglio più sentir parlare di dormire all'aperto. Ah, che fame. Comunque, cosa sono quelle creature? Dico. Dico. È diventata malvagia. Davvero? Si chiamano Pikmin. Io non ti ho detto niente, direbbe. Ma che carini! Posso averne uno? Voglio quello col bacciolo. Piuttosto, Alf. Guarda lì. Oh, un frutto Lento. Misterioso. Anche lì c'è un frutto enorme. Aiutami a recuperarlo. Ok, mettiamocela tutta. Ah, posso selezionare anche Brittany. Poi le passo due di questi. Oddio. Ora tocca a me. Premi meno, per favore. Premi meno per cambiare linea. Procedi in modo più efficace lavorando in due. Va bene. Agli ordini. Che frutto sarà questo? Non ho mai visto neanche questo. Chissà come si chiamerà. Ha una punta lì su. Punta. Io immagino che vi serva una mano, ragazzi, sennò... Stiamo qua 3 giorni. E i giorni sono importanti qua. Vabbè. A proposito, siamo al 7° punto. Mi sa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No! Ho dimenticato 8, qualcosa! No, ho 9. Dimenticato qualcosa qua! Il 9° punto! Nono? Sì! Lancia un compagno per raggiungere lui. L'abbiamo già scoperto, qui c'era qualcosa. Così a chiudere di me. Vabbè, proviamo ad avanzare di qui in caso poi torniamo indietro. Oh, che nuove, cacchio! Nuove creature. Lancia quarzo? Sì. Chissà perché, no? Beh, non erano poi così forti a dire vero. Oh, c'è ancora lavoro da fare qui. Pikmin rosso. Via. Yeah. Raccogli, raccogli. Allora. Punta gli occhi. Ah, questo è un buon consiglio, dai. Sì. Rispetto ad altre cose ovvie. Secondo me sono in un giardinetto di una casa, tipo. Quasi è rotti. Tutto un mondo un po' in miniatura questo. Si dice un che... frutto! E quegli altri pezzi. Si dice che l'idea di Pikmin all'epoca sia venuta a Miyamoto in un periodo in cui si era appassionato al giardinaggio. Ah sì? Sì. No, aspetta che provo a soffiare. Non funziona, Yuri, ci stai provando a 2 ore. Non funziona. Allora, mancano 3 punti, Squarzali. Ma dove sono gli altri miei Pikmin roccia? Non riesco a capire. Non sono andati a portare i cadaveri alla base. Li lascio lì allora. No. Quelli rossi mi sa di no. Oh, no. Credo che questo sia l'ultimo punto del giorno. Questo, no? Ultimo ponte, ultima cosa sì, da fare. Sì, penso che di lei... Vabbè, adesso diamo un'occhiata anche alla vicina. Il sole sta tramontando. Sì. Alf dice che se lasciamo qui dei pigmi, quelli dispersi saranno attaccati dalle creature notturne. Quindi è meglio darsi una mossa. Sì. Decisamente. Ecco. Mi sa che i Pikmin sono già vicini alla cipolla, riusciranno a metterci in salvo da soli. Che bandone. Al tramonto tutti i Pikmin che non sono in squadra o vicino alla cipolla non si salveranno. Beh. Pikminologia 1.
Forse è meglio chiamare a raccolta tutti i Pikmin che non sono in squadra. Direi che è una buona occasione per dare un'occhiata alla mappa. Io nel momento in cui ho toccato lo schermo del gamepad si è messo tutto in pausa. Vedo un fragolone. Lo stanno trasportando, mi sa. Ah sì? Credo di sì. Sì, sono fermi però. Vediamo. Ah, perché fermo tutto. Eh beh sì, è in pausa. Ah, figo però, ah, poter vedere tutto. Quindi sì, noi ci stiamo ricongiungendo alla Drake. Manca un pezzo di ponte, ovviamente. Qui invece ci sono, immagino, gli altri. Sì, eccoli qui. Sì. I Pikmin neri che sono tutti là. Stanno proprio arrivando in questo momento. Bene, bene. Quindi questi li lascio qui. Abbiamo fatto il punto della situation. E adesso continuiamo il nostro lavoro. Basta, allora non funziona. Sbrigati! Basta. In realtà non è che il tempo. La scuola è finita. Senti. Basta ragazzi, basta, basta. Oh, bravi. Non sono pezzi di vaso quelli lì. Sì, sì, infatti erano lì del. Tocca a te. E beh, ma è la stessa fragola di. Cioè, è sempre una fragola, quindi immagino che. Bene, comunque. Okay. Mi sa che. Non abbiamo altro da fare per oggi, quindi non ci resta che aspettare che il giorno finisca. Intanto vado a fare un giro per controllare. E aggiornare che... il diario di bordo. Fate un giretto a scazzo. Sì, sì, bene. La fragola comunque l'hanno portata, quindi direi che in realtà ci sia assai poco da fare. Come possiamo sapere quanti frutti ci sono? In tutto? Sì, boh. Non saprei. Noi cercheremo all'infinito, prima o poi li troveremo, dai. 10 anni dopo saremo ancora qui. Intanto è uscito un Pikmin 14. Sì. Quando uscirà il Pikmin 5 o 6, roba del genere? Perché questo ha deciso di seguire? Tutti. Oh, basta toccare. Sì. Non lo sapevo. Allora, adesso dobbiamo solo aspettare che finisca il giorno. Sì. Che beh, comunque è stato un giorno abbastanza produttivo perché abbiamo trovato due frutti, abbiamo salvato Brittany che ora abbiamo fatto il nostro dovere in questo giorno. E questo è il countdown finale. 7. Magari adesso noi, visto che il primo giorno vero e proprio, abbiamo aspettato in questo momento, però magari in futuro se ci ritroveremo in situazioni simili taglieremo e ci rivedremo direttamente alla fine del giorno. Esatto. È saluto finale. No, ma non credo che ci saranno occasioni. Allora, zero, finito. Eccoci. Bene. Guarda la vacca che ha sempre fame e dorme. La vacca. La secchiona, la secchiona. La secchiona vacca. E i Pikmin neri ci seguiranno? No! Tanto non ho trovato nessuno da mangiucchiare questo coleto. E i Pikmin roccia invece? Dove sono? Ah, eccoli. Eccoli, eccoli, eccoli. Sì, perché comunque non erano tutti... Non ti preoccupare. Erano tutti all'interno dell'area... Sì. ...protetta. Che fanno? Si accoppiano. Bam! Dio. Si attaccano, no? Si sono unite. Ah, capisco, le cipolle si combinano. È affascinante, lo scriverò negli appunti. Bene, bene. Quindi abbiamo entrambi. Proviamo ad analizzare il resto dei frutti raccolti. Novità. Polpa pungente. Adesso ne ricaviamo del succo. Eh beh, ma mi sa che se con una fragola prima abbiamo. Cioè, boh, non so. Ah, ecco, immaginavo che riempisse più di un barattolo, insomma. Ah. Uno e mezzo, a quanto pare. Sì. Bacca solare. Qua sul paddone abbiamo un inventario dei frutti, che voi non vedete. Ah, noi ce l'abbiamo, voi no. No, beh, comunque puoi solo selezionarli, poi si visualizza... Non puoi farci molto. Si visualizza tutto sullo schermo. Io basta, però. Meglio se abbiamo più cibo, Ho capito, ma... Sono io la detta alla gestione del cibo, ma dai, sei una vacca. Ma dai. Ma è una vacca, dai, punto e basta. Non si chiama più Britte. Poi il cibo di Alfa. Adalf. Ecco, vedi che è una vacca. Sei una vacca. Sei una vacca, cioè punto, basta. Vergognati, lui è venuto a salvarti.
quindi bisognerà stare attenti. E questa bella scelta di risorse alimentari non dovrebbe essere un problema alla cena. Bene! Bene, bene! Giorno 2. Qui abbiamo le nostre statistiche, vediamo com'è andata. Non dovrei aver perso Pikmin. No, ne ho perso uno. Uno. Non sarà affogato a che parte. Boh. Beh, comunque non male. No, sarà morto nello scontro con il Coleto. Ah, sì, mi pare di sì. Allora, diario di bordo, immagino. Ho portato il frutto che abbiamo scoperto da Drake. Analizzandolo, ho appurato che può essere usato come risorsa alimentare su Copai. È possibile che su questo pianeta ci siano altre piante del genere. Le mie speranze iniziano a riaccendersi anche grazie al fatto che io e Brittany siamo di nuovo insieme. Autore Al. Bene così, quindi abbiamo concluso anche la seconda giornata. Il secondo giorno. E ci rivedremo con il terzo. Con il terzo, ovviamente. Ciao a tutti!